Cecilia D'Elia, già assessore alle pari opportunità del Comune di Roma, oggi candidata nelle liste della sinistra Arcobaleno. In questo periodo si è parlato molto di 194, un dato che non ricorderemo mai abbastanza è che il 30% delle donne che ricorrono all'interruzione di gravidanza sono migranti. Cosa fare per sostenerle? Beh, io credo che dobbiamo fare campagne di prevenzione, soprattutto campagne sulla salute riproduttiva delle donne, dobbiamo rafforzare la rete dei consultori. E vedete, proprio quelli che attaccano la 194 e fanno campagne contro questa legge, in realtà in questi anni non hanno fatto nulla per intervenire affinché i servizi fossero radicati sul territorio. Abbiamo un rapporto squilibrato tra popolazione e presenza dei servizi, non abbiamo l'informazione nelle scuole, non abbiamo, appunto, non facciamo davvero, ma più che prevenzione, non sosteniamo davvero le donne nelle loro scelte procreative. Il dato delle migranti è significativo perché ci fa dire che le donne italiane ormai conoscono il proprio corpo, usano la contraccezione, sempre più raramente ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza. C'è una fascia invece di popolazione nuova in questo paese verso cui dobbiamo intervenire. La Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia ha lanciato l'allarme sull'ignoranza delle giovani rispetto alla contraccezione. Occorre rendere obbligatoria nelle scuole l'educazione sessuale, secondo lei? Diciamo che occorre fare informazione. Educazione è una parola che userei, insomma, con delicatezza, perché non vorrei poi, cioè bisogna formare gli insegnanti poi a fare questa informazione, perché no c'è il rischio che magari poi diventa una cosa moralista oppure una cosa che non risponde davvero ai bisogni dei più giovani. Certo c'è un problema di informazione sulla contraccezione, appunto le migranti e le giovani, cioè quelle fasce di popolazione che non hanno partecipato alla conquista della legge, alle battaglie sui servizi, sono un po' il segno che poi in questi anni su questo si è perso terreno e non si è lavorato come istituzioni. L'obiezione di coscienza in alcune regioni è talmente diffusa da rendere quasi inapplicabile la legge. Forse questo è uno degli elementi che respinge nuovamente le donne nell'illegalità. È il caso di intervenire legislativamente? Io credo che più che l'intervento legislativo bisogna fare in modo che il Servizio Nazionale garantisca l'applicazione della legge. Se poi il sindaco medico, il singolo medico vuole fare obiezione, ne ha anche il diritto. Ma una legge dello Stato va applicata, quindi noi dobbiamo fare in modo che questa cosa sia garantita. Io credo che anche per questo sia molto importante in queste elezioni, anche se qualcuno ha detto che non era tema da campagna elettorale, io lo capisco dal punto di vista che non si urla su queste questioni, sono questioni molto delicate che attengono alla sfera intima delle persone, però la politica deve dire da che parte sta e che cosa vuole fare. Qui stiamo parlando della libertà e della responsabilità delle donne e di una legge dello Stato che è fortemente inapplicata e di servizi che non sono offerti. Io credo che anche su questo vada fatta una scelta di parte, cioè vada scelto chiaramente che si sta dalla parte della libertà femminile e si riconosce una responsabilità femminile in questo campo e un'autorevolezza delle donne in questo campo. C'è un'altra legge dello Stato che appare in contraddizione parzialmente con la 194 e forse, secondo alcuni, anche con la Costituzione, la legge 40. Andrà cambiata? Noi proponiamo che vada cambiata, lo abbiamo fatto io personalmente, sono una di quelle che ha raccolto le firme per il referendum, mi sono impegnata per il referendum. Purtroppo non c'è stato un dibattito monco, si è fatto ricorso all'astensione. Io credo che le cose che sono successe in questi anni di applicazione della legge, ma anche i pronunciamenti della Corte, insomma è una legge iniqua e io penso anticostituzionale. È una legge che costringe molte donne ad andare in altri paesi ed è una legge appunto che interviene pesantemente non solo sulle scelte degli uomini e delle donne che vogliono diventare genitori, ma anche su quello che i medici devono fare. Cioè è una legge da questo punto di vista autoritaria, pericolosa però, non solo sul tema della fecondazione, ma c'è un'idea di quello che lo Stato deve fare che è un'idea autoritaria molto invasiva. Parliamo di diritti civili. Le persone GLBT in questo paese ancora non godono di un pieno diritto di cittadinanza. Per quali ragioni dovrebbero votare la sinistra all'arcobaleno?
perché noi diciamo chiaramente che siamo dalla loro parte, intanto perché noi abbiamo molti candidati che vengono da questo mondo, sono stati protagonisti del movimento politico GLBT, perché noi diciamo chiaramente che siamo per il riconoscimento delle coppie di fatto, e, insomma, perché appunto anche su questo facciamo una scelta di parte chiara. Parliamo invece di rappresentanza politica femminile. Lei si impegna a sostenere una legge che favorisca un riequilibrio della presenza delle donne nelle assemblee elettive? Sì, io penso che c'è bisogno di una norma. Abbiamo capito che diciamo non basta sostenerci reciprocamente, che non è sempre una cosa facile, non basta riconoscere, no, la forza dell'autorevolezza delle altre donne, e c'è un problema di potere serio, e quindi c'è un bisogno per una democrazia paritaria, io lo dico, perché le istituzioni rappresentino realmente quello che la società è, e anche perché le donne, poi tante, anche così diverse, non sempre, no, poi donne legate al movimento delle donne, alle battaglie delle donne, comunque il fatto che sono tante cambia la scena dentro le istituzioni, e quindi è una cosa che può creare massa critica, può far portare avanti alcuni progetti, e comunque è più veritiero rispetto alla realtà che è abitata da uomini e donne. Ecco, forse ad esempio se in Parlamento ci fossero state più donne si sarebbe arrivati a quella legge sulla violenza di genere che invece ancora manca in Italia. Beh, io credo di sì, perché anche le priorità poi diventano diverse, l'agenda politica cambia. Per esempio posso dire che come Sinistra Democratica, avendo avuto una capogruppo donna alla Camera, lei ha imposto in sede di capogruppo sulla finanziaria che ci fossero i soldi per i bilanci di genere, che ci fossero i soldi per le statistiche di genere, lo ha fatto con le altre donne elette, però il fatto che c'era una capogruppo donna le ha consentito di stare nella sede in cui si decideva in maggioranza quali erano le cose da portare avanti, quindi il fatto che poi ci siano le donne conta. Quale collegamento con le reti femminili, femministe e lesbiche? Io credo che insomma da sempre il lavoro che le donne possono fare dentro le istituzioni trae forza da un rapporto strettissimo con le donne che sono fuori dalle istituzioni, ma non solo perché uno traduce lì, ma anche ognuna di noi dentro le istituzioni, se non ha un rapporto con quelle fuori, secondo me ci sta male, almeno io, questa è la mia esperienza, io se non avessi avuto delle relazioni mie, è una forza che mi viene anche dalle donne dell'associazionismo, dalle donne romane, insomma, perché i meccanismi sono veramente, ti possono stritolare. La parità parte anche dalle pari opportunità economiche e materiali. Secondo lei davvero il programma della sinistra all'arcobaleno è in grado di garantire questo e in quali punti? Beh, diciamo il programma della sinistra arcobaleno si pone il problema delle diseguaglianze sociali di questo paese, e la povertà è sempre più una povertà delle donne, si pone il problema della questione salariale e si pone il problema delle pari opportunità, quindi io credo che può garantire, su questo è stato fatto un grande lavoro anche da altre donne che sono state al governo in questa esperienza, che fanno parte di Sinistra Arcobaleno. Io penso che anche su questo possiamo chiedere un voto alle lavoratrici italiane.